15 aprile si è svolto il secondo evento di Enz Italia, sempre in collaborazione con i ragazzi di Formicarium, la manifestazione di Ento Modena. Si è trattata della prima edizione del 2023 e, diversamente da quella precedente, abbiamo cercato di puntare più in alto. È stata una giornata ricca di occasioni, persone, divulgazione entomologica, tante formiche, termiti e anche blatte. Ma andiamo con ordine. Le colonie in esposizione erano tante e quasi tutte davvero enormi. Si poteva toccare con mano l'impegno e la dedizione degli allevatori che hanno avuto il piacere di far ammirare a tutti le proprie formiche. Camponotus nilanderi, Camponotus vagus, Crematogastris gutellaris, Messor, Camponotus curentatus, Tetramorium, Aphenogaster ichnusa, e anche una colonia di formica del gruppo Lufa. Non ci siamo fatti mancare nemmeno qualche esotica, come ad esempio Polyrachis dives, Tetraponera rufonigra e Camponotus nicobarensis. È stato davvero entusiasmante vedere quanto interesse e quanta partecipazione ha suscitato il nostro piccolo ma variegato stand. I nostri banchi sono stati presi d'assalto fin da subito, non solo da allevatori e altri entomofili, ma anche da persone incuriosite e che magari passavano di lì per caso. Siamo stati letteralmente sommersi da ogni genere di domanda. Grazie agli esperti del gruppo, siamo sempre pronti a rispondere ad ogni genere di quesito che riguarda le formiche. Oltre ad esserci divertiti parecchio, abbiamo avuto l'occasione di incontrare tante persone e, chissà, qualche futuro allevatore. È stato gratificante rispondere ai più piccoli, molti davvero entusiasti e incuriositi. È stato bello vedere tanti giovani e giovanissimi interessati alle formiche. Come ad ogni edizione, abbiamo ospitato la famosa Banca delle Regine, che anche quest'anno è stata davvero consistente. Un sacco di persone ha visto iniziare la loro esperienza da Antkeeper proprio in quel momento, quando hanno potuto scegliere una delle regine o delle piccole colonie disponibili. Tra le tante cose, fra le novità, abbiamo avuto modo di ammirare delle splendide termiti portate alla fiera da Andrea. Colgo l'occasione per ringraziare anche Francesco, che ci ha ceduto delle bellissime colonie ed un sostanzioso quantitativo di blatte. Devo ammettere che è stato divertente vedere le facce di alcune persone mentre guardavano alcuni membri dello staff di Enz Italia smanettare come degli avvoltoi nel setup delle blatte e prenderne un po' per loro, tirandole su a manciate. Roba che fa caponare la pelle alla gente normale, ma si sa, noi non siamo normali. Avevamo anche un microscopio, grazie al quale abbiamo tentato di fare qualche identificazione. È stata una piccola prova che ci ha fatto capire che l'anno prossimo magari potremo dedicare uno dei tavoli a questa attività e farlo in maniera più seria. Questo evento è un'importante occasione di incontro tra appassionati per discutere del hobby, di come si sta evolvendo e di quanto si sta espandendo. A noi dello staff dà la possibilità di incontrare personalmente gli utenti del canale e del gruppo Facebook. Un'occasione quindi reale, materiale e non virtuale, grazie alla quale possiamo interagire direttamente e dal vivo con tutte le persone che ci seguono e non. L'evento di Ento Modena, oltre ad essere un'opportunità per incontrare gli utenti, è anche un'occasione quasi unica per incontrarci fisicamente tra noi dello staff. Sembra strano, ma passiamo mesi e mesi comunicando soltanto tramite chat, quindi la possibilità di incontrarsi rende l'evento in sé ancora più prezioso. Abitiamo tutti in città diverse, lontane le une dalle altre, e potersi incontrare crea anche un certo clima festivo. È davvero gratificante incontrare chi collabora costantemente alla gestione del gruppo o del canale, avere la possibilità di consolidare i rapporti di amicizia, pensare a cosa si può fare per il futuro o semplicemente per migliorare. Ritrovarsi la mattina dell'evento, organizzare il banco espositivo, appendere i cartelloni, preparare le schede e soprattutto sistemare le colonie che abbiamo portato per poterle mostrare nel miglior dei modi è una bella sensazione. Alla manifestazione abbiamo portato alcune delle nostre colonie migliori, quelle che alleviamo da più tempo e per le quali abbiamo affrontato fasi crescenti e calanti. Del resto, questo evento di Enz Italia serve proprio per poter confrontarsi con gli utenti e spiegare loro come certe volte è difficile mantenere determinate specie. Il confronto diretto delle esperienze tra appassionati e staff serve per capire quanto impegno sia necessario nell'landscaping per poter raggiungere determinati risultati. In genere, ripetiamo all'infinito che con le formiche non si deve avere fretta. La pazienza sta proprio alla base di questo hobby. Un esempio proprio in merito a questo principio ci viene dato da due colonie presenti all'esposizione. La grandissima e bellissima colonia di Camponotus vagus di Luca, sistemata in un grande setup con un nido in legno, che conta migliaia di operaie,
rispetto ad un'altra splendida colonia dei Camponotus nilanderi, anch'essa sistemata in un confortevole setup ma con numeri decisamente inferiori. A riprova del fatto che l'allevamento non è uguale per tutte le specie, che i numeri sono diversi, che i risultati arrivano in tempi diversi. E che per quanto fosse abbastanza numerosa, la colonia di nilanderi, non tanto quella delle vagus, ha impegnato l'allevatore nella cura dal 2018. Oltre a questo, è bello anche incontrare altri espositori, divulgatori e youtuber per scambiarsi idee e informazioni o anche solo per chiacchierare. Un doveroso ringraziamento va a tutto lo staff, nostro e di Formicarium. Senza di loro, l'evento non si sarebbe mai realizzato. Un grazie va ovviamente agli organizzatori di Ento Modena, che ci hanno ospitato. È sempre un grande piacere partecipare a questo evento, che sembra essere troppo breve ma incredibilmente intenso. Il ringraziamento più grande, invece, è rivolto a tutti voi, che avete partecipato, che siete venuti a trovarci e a parlare con noi o anche semplicemente a salutarci. Grazie davvero! Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video!